Carissimi amici, buonasera e ben ritrovati in questo venerdì 8 marzo 2013. L'8 marzo, come sapete tutti, è per il mondo intero un giorno in cui si riflette sul ruolo della donna. Questa sera, come vedrete, l'argomento sarà un altro, ma mi riservo di dirlo più in là. Ma vorrei introdurre accennando brevemente a quello che è il ruolo della donna, delle donne, nella Chiesa o meglio ancora nel cristianesimo. Nella Chiesa ultimamente, come dire, da molti è invocata la presenza di donne come sacerdoti, di donne ministri, quindi come facenti parte del sistema gerarchico della Chiesa, ma in ogni caso, dove il Concilio Vaticano II, il ruolo della donna ha avuto un ruolo determinante in quella che è la liturgia, quindi il vivere quotidiano della Chiesa, durante le nostre celebrazioni eucaristiche, soprattutto nei paesi, tutti noi notiamo come in realtà le donne rivestono un ruolo molto molto importante all'interno delle varie funzioni. Le donne sono pronte quasi sempre a leggere, disponibili a leggere, a proclamare la parola di Dio. Le donne sono coinvolte come ministri straordinari della comunione, sono parte attiva come catechisti e anche nello svolgimento di altri ministeri all'interno della vita della Chiesa. Ma la donna, nell'origine del cristianesimo, ha avuto un ruolo dominante e la donna per eccellenza è stata sicuramente la Vergine Maria, questa umile fanciulla di Nazareth che è stata addirittura scelta da Dio come madre del Signore, come madre di Dio stesso. Quindi davvero Dio sceglie una donna che dovete sapere nella realtà, la donna nella realtà, nel tempo, al tempo di Gesù, aveva un ruolo poco importante. E Dio, al solito suo, stravolge quelli che sono i ritmi naturali, i piani naturali delle cose, e sceglie appunto una donna. La sceglie, ripeto ancora una volta, per essere madre di Dio, per concepire il figlio di Dio. E questa donna, oltre a partorire Gesù, oltre a guidarlo, ad assisterlo per tutta quella che è stata la durata terrena della vita di Gesù, continua ancora oggi la Vergine Maria a svolgere un ruolo importantissimo all'interno della Chiesa. Sappiamo tutti la venerazione, la devozione che il popolo cristiano ha nei confronti della Vergine Maria. Tantissimi santuari, ne abbiamo parlato anche altre volte, tantissime le devozioni, tantissime le preghiere, le intercessioni che vengono rivolte alla Vergine Maria. E anche nel nostro paese questa devozione è molto forte. Veneriamo la Vergine Maria sotto diversi titoli che non sto qui a ricordare, ricordo soltanto la Madonna del Carmine, la Madonna di Monserrato, ma tantissimi sono i titoli con cui la Madonna viene invocata, viene pregata. Ma ancora oltre a questa figura della Vergine Maria, tante altre donne. Oggi proprio riascoltando la Via Crucis pensavo, per esempio, e penso alle Pie Donne. Gesù in una delle stazioni incontra le Pie Donne e Gesù si rivolge ad esse: donne, non piangete su di me, ma sui vostri figli. Ecco, Gesù stesso intrattiene con queste figure femminili un rapporto molto intenso e con loro, in loro, Gesù vede, come dire, dei contenitori di quella che è la rivelazione divina. Le donne sono coloro che giungono al sepolcro e che per prime constatano la risurrezione di Gesù. Sono loro che per prime giungono al sepolcro e saranno loro poi ad annunciare ai discepoli, quindi agli altri, che Gesù è davvero risorto. Ma ancora, le donne alla croce, ai piedi della croce, la Maddalena. E poi una schiera, vedete, immensa di donne sante, sante donne, davvero, l'elenco sarebbe interminabile,
Santa Rita, Santa Chiara, ma davvero non saprei da dove iniziare perché sono davvero tantissime. Ecco, donne che al di là della loro posizione, del loro ruolo sociale all'interno della società e quindi della loro gratificazione da parte del mondo, comunque sono state sempre scelte da Dio come punto di riferimento, come guide e come sostegno, come forze vitali per la Chiesa. La donna, anche vista nel suo ruolo di madre, ed ecco che davvero si potrebbe qui parlare tantissimo di quello che è il ruolo della donna madre. Sapete che la Chiesa da sempre si è schierata a favore della vita e la donna, la madre, è stata sempre vista come un qualcosa di importante, poiché è generatrice di vita. Quindi possiamo dire davvero che per la Chiesa non sono mai esistite discriminazioni di alcun genere nei confronti della donna. Per la Chiesa la donna è stata sempre al primo posto, quasi al fianco di Gesù. Sappiamo tutti, ripeto, il ruolo che la Madonna riveste all'interno della Chiesa. E l'esempio della Vergine Maria, come gli esempi che vi ho detto prima, sono modelli da seguire per la Chiesa. Fatto questa breve introduzione, vorrei soltanto, in attesa dell'ospite di questa serata, che arriverà spero a momenti, ecco, vorrei soltanto ritornare un attimo su quella che è la questione più dibattuta del momento, cioè l'elezione del Sommo Pontefice. Proprio questa sera è stato annunciato da padre Federico Lombardi, portavoce della sala stampa vaticana, che il conclave inizierà, a Dio piacendo, martedì 12 marzo. Il conclave, sicuramente lo avrete sentito, ai giorni d'oggi è difficile che non si sappia il significato di qualcosa, perché grazie alle nuove tecnologie c'è la possibilità di informarsi e comunque ultimamente i media ci stanno veramente bombardando su questi casi. Comunque il conclave, dicevo, è quel momento in cui i cardinali sono chiamati a scegliere, illuminati e guidati dallo Spirito Santo, il nuovo Papa. Come ho detto prima nella puntata di due martedì fa, a noi non interessa tanto quale sarà la scelta politica che i cardinali faranno. Alla Chiesa, a noi come parte attiva della Chiesa, interessa che alla guida della Chiesa ci sia un santo uomo davvero, al di là del colore della pelle, al di là della nazionalità, al di là degli accordi interni, al di là di ogni questione di qualsiasi natura. Ciò che importa è che la Chiesa abbia di nuovo una guida che possa, come dire, guidare la Chiesa in questo periodo che abbiamo definito più volte molto travagliato, un periodo particolare. Detto questo, io invito qui al mio fianco l'ospite di questa serata. Possiamo dire che è un ritorno, poiché abbiamo avuto Francesco Mazzagatti. Prego, Francesco. Buonasera. Francesco, dicevo, è stato mio ospite già in una puntata precedente insieme alla sua catechista e ora collega Concetta Maimone. Questa sera io ho voluto Francesco qui in un ruolo diverso. La prima volta l'avevo chiamato in quanto catechista, proprio perché qualche giorno prima di quella puntata c'era stato il convegno diocesano dei catechisti. Questa sera ho invitato Francesco nella sua qualità di filosofo, tra virgolette, poiché Francesco è laureato in filosofia decisamente specializzato, quindi sicuramente una persona competente. E con lui questa sera
vorrei, come dire, accennare a quella che è la tanto discussa questione del rapporto tra teologia e filosofia, Francesco. Io ora lascerò spazio a te perché già ho parlato prima, ma volevo soltanto introdurre il tema e lo vorrei fare a partire, io parlo sicuramente, non ho le competenze, pur avendo studiato una parte di filosofia prima al liceo e poi all'Ignaziano, sicuramente non ho comunque quelle che sono le tue competenze o comunque competenze specifiche nel campo della filosofia. Io mi occupo più della parte teologica e proprio perché vorrei analizzare insieme a te, Franco, quello che è il rapporto tra teologia e filosofia, lo vorrei fare partendo dall'enciclica conosciuta da tutti, Fides et Ratio, di Giovanni Paolo II, del 1998. Questa enciclica è conosciuta, penso, da tutti, perché se ne è parlato per tantissimi argomenti. È stato davvero un argomento interessante quello toccato, affrontato da Giovanni Paolo II, poiché i tempi moderni ci chiamano a capire meglio e a discutere di questo particolare rapporto tra la teologia e la filosofia. Cioè ci si chiede se queste due scienze, apparentemente distanti, possono avere dei punti di contatto. Giovanni Paolo II, proprio nell'introduzione a questa enciclica, soleva definire la fede e la ragione come le due ali con le quali lo spirito umano si innalza verso la contemplazione della verità. Basterebbe fermarsi a questa prima espressione per capire davvero che tra filosofia e tra teologia c'è un bellissimo rapporto, dove queste due scienze non si scavalcano, ma dove ognuna dà l'apporto giusto all'altra. Penso che questo è il filo conduttore della Fides et Ratio e questo è il messaggio che Giovanni Paolo II ha voluto dare al mondo intero. Cioè la teologia e quindi la rivelazione, perché tutto parte dalla rivelazione. Sappiamo tutti che la nostra religione, Franco, è una religione rivelata. Cioè non si tratta di un Dio trascendente, esclusivamente trascendente, ma di un Dio che si è, come dire, calato nella vita dell'uomo e con l'uomo ha stabilito un bellissimo rapporto di dialogo. Quindi è naturale che se Dio ha scelto di dialogare con l'uomo, ha scelto anche di filosofare, perché la filosofia è parte proprio, possiamo dire, con naturale dell'uomo stesso. Fa parte dell'uomo, infatti. Anche se non si accorge. Infatti. Più volte la filosofia dalla teologia è stata definita come ancilla della filosofia, ancilla della teologia, nel senso quasi di serva. Ma Giovanni Paolo II, proprio nell'enciclica, precisava che questo rapporto, questo termine di ancilla, non è tanto un rapporto di servitù quanto un rapporto di collaborazione. Sappiamo tutti, ma tu lo dirai sicuramente, che nel corso della storia del cristianesimo sono stati tantissimi filosofi un po' di impronta di matrice cristiana, un po' passati successivamente alla conoscenza del cristianesimo, che comunque hanno trovato punti di contatto tra la filosofia e teologia. Io lascio questo compito a te, cioè quello di fare una carrellata generale di quelli che sono stati i filosofi più importanti che hanno trattato di questo argomento. E tu sicuramente ci potrai chiarire quella che è la funzione della filosofia nella teologia. Franco, io dopo questa introduzione passo la parola a te, ringraziandoti ancora una volta per la tua presenza. Grazie. Io ringrazio anche te per l'invito, il secondo invito che mi hai dato nella tua rubrica. Come hai detto già tu, la filosofia
teologia e filosofia vanno di pari passo. Non c'è non c'è una disciplina che è superiore alle altre. La filosofia e la teologia vanno di pari passo, cioè si aiutano l'uno con l'altro. Infatti, come diceva anche Giovanni Paolo II in questa encilia, come anche lui introdotto, la filosofia e la teologia si danno un aiuto l'uno, cioè Reciproco. c'è un aiuto reciproco. Ma perché? Perché fede e ragione vanno di pari passo. Molto spesso diciamo sì, l'uomo deve avere fede, ma questa fede, senza poterla capire, senza poterla analizzare, in realtà molto spesso non si può chiamare tale. Perché la Rischia di essere una fede cieca. Esatto. Sant'Agostino, per Accettazione esempio, passiva, ecco. esatto, è come un credere, però un credere in qualcosa, in un dogma, che tu non riesci a spiegare. In realtà, sì, molti dogmi della Chiesa cristiana, della Chiesa cattolica non si possono spiegare. Prendiamo la Santissima Trinità, per esempio, è quasi spiegabile. Però C'è quella parte di mistero sempre nella teologia, esatto, che comunque è impenetrabile. esatto. Però l'uomo deve cercare in un modo deve capire, cioè deve darsi una spiegazione a ciò che crede. E quindi la filosofia è necessaria. L'uomo non può prescindere dalla filosofia. L'uomo filosofa, come diceva Socrate stesso all'inizio, anche io leggendo l'Enciclica, anche Giovanni Paolo II ne ha parlato, proprio Sì. nell'introduzione, conosci te stesso, no? Quel motto che si trovava nel Tempio di Delfi, che appunto appena si entrava si leggeva quella scritta, proprio perché l'uomo fin dall'antichità ha avuto quella necessità, quel bisogno, ecco, quasi un bisogno primario di conoscere se stesso e quindi capire chi è, perché molto spesso l'uomo se lo chiede, chi sono, da dove vengo, perché esiste il male. Perché a volte primeggia il bene, il male rispetto al bene e viceversa. Sono domande che l'uomo si pone, sono domande che l'uomo cerca di dare una spiegazione. E fin dall'antichità, come anche Giovanni Paolo II ha scritto in questa enciclica, si è posto, ha cercato di analizzare, partendo da Socrate. Socrate è uno dei filosofi della filosofia antica che ha avuto una sua certa rilevanza, da cui dopo discende quasi tutta la filosofia, ecco. Sì. Appunto, La filosofia nasce in Grecia, è la culla davvero della filosofia della Grecia, sì, quindi. e quindi niente, questa filosofia che inizia come hai detto tu in Grecia, ma che poi si sviluppa in tutto l'Occidente, pertanto va a influenzare le varie religioni. Non soltanto però le religioni cristiane, ma anche quelle musulmane, le buddiste, quelle orientali. Infatti anche il conosci te stesso, no? Anche l'analisi dei testi sacri, lo possiamo trovare anche in testi di Lao Tse Tung, anche di Confucio e così via. Però ragione e fede viene analizzata, secondo me, nella filosofia medievale. Ci sono diversi personaggi che hanno avuto una certa rilevanza, soprattutto per esempio Sant'Agostino. Sant'Agostino, non possiamo non parlare di Sant'Agostino quando si parla di rapporto tra ragione e fede. Lui stesso diceva: l'una è necessaria all'altra, perché se noi abbiamo fede ma non capiamo, non possiamo averla. È necessaria la fede perché la fede ci indica, ci illumina la strada, però noi questa strada la dobbiamo capire. Dobbiamo razionalizzare, dobbiamo filosofare su questa strada, quindi è necessario averla e non si può non comprenderla. Poi vabbè, abbiamo anche altri filosofi come per esempio San Tommaso, oppure San Tommaso, oppure abbiamo anche Sant'Anselmo. Sant'Anselmo, per esempio, cercò di dare una prova ontologica di Dio. Che significa? Significa che cercò di partire dal concetto di Dio per poi arrivare alla dimensione dell'esistenza di Dio. Cioè, noi tutti quanti noi abbiamo il concetto di Dio, no? Pensiamo a Dio, però in realtà dobbiamo dare una dimostrazione vera, reale. L'uomo ha bisogno comunque di usare un linguaggio umano, Anche, dei termini soprattutto. razionali per spiegarsi, anche spiegarsi, come dicevamo, il trascendente, spiegarsi di quello che non riesce a capire. Deve comunque servirsi di quelli che sono i mezzi umani, e tra questi mezzi umani c'è sicuramente la filosofia. Sì.
E quindi lui fa questo lavoro, partire dal concetto e poi arrivare proprio alla dimostrazione, alla concretezza, ecco. Perché molto spesso anche si dice la filosofia sì, è tutta astratta, Precisamente, chiariamo questo termine, banale. Francesco, perché, come dicevi, quando si parla del filosofo, della figura del filosofo, comunque del filosofare, si pensa quasi che filosofare significhi vagheggiare. Uno che non è una cosa per tutti, che non la possono fare tutti, è la prima cosa, ed è una cosa invece errata, proprio sbagliata al 100%, perché tutti pensiamo, tutti filosofiamo, anche quando non ce ne accorgiamo. Chi è l'essere che non pensa? Chi è l'essere che non si pone domande, che si pone risposte, che non si fa le Proprio così. risposte? Ma Tutti. comunque chiariamo, dicevo che filosofare non significa certamente dire fesserie, ecco, Assolutamente. perché parlando nel linguaggio comune dei giovani io spesso ritrovo questo termine quasi Purtroppo sì. inteso come filosofare, vagheggiare, è una cosa completamente diversa. Assolutamente, non Filosofia, ricordiamo il termine filosofia appunto amore per il per il sapere, sapere, filosofia, amore del sapere, amore per la saggezza, per poi sapere per diventare saggi, no? appunto. La Certamente. saggezza di cui parlava Socrate, proprio il conoscere stesso, proprio era il motto per diventare saggi, non dichiararsi filosofi per così tanto bene. E poi appunto dicevo, altro filosofo un'altra figura importante della filosofia medievale che ha cercato proprio di analizzare anche il concetto di fede, per esempio, è stato San Tommaso. San Tommaso che affermava proprio, lui stesso affermava che la ragione era utile alla fede in quanto appunto dimostra i preamboli della fede, perché appunto cerca di analizzare l'esistenza di Dio, cerca di chiarirla. Quindi oltre a dimostrarla, la chiarisce, cerca di dare quelle spiegazioni di cui parlavamo prima, no? I dogmi, la Santissima Trinità, lui cercò di dare una spiegazione, e lì c'è tutto un discorso che da uno non se ne esce più perché è veramente molto profondo dal mio punto di vista. E poi combatte questa ragione, questa fede che deve combattere quelle argomentazioni che sono contrarie appunto alla fede stessa. Quindi vediamo questa ragione che in realtà aiuta. Come abbiamo detto prima, aiuta la fede, proprio per renderla viva in tutti i giorni, che poi sono cose comunque dette nel Medioevo, ma che tuttora, nel Sì, sono 2013, in realtà attuali. sono attuali. E poi vabbè, abbiamo anche altri nella filosofia moderna, Giovanni Paolo II, c'è stato un tratto dell'Enciclica che a me è piaciuto tanto, in cui lui afferma che sì, la filosofia ha contribuito molto, ha dato molto all'uomo, però in realtà molto spesso è sfociata in delle correnti che sono contrarie quasi alla religione cattolica, Sì. alla nostra fede. Prendiamo il relativismo, prendiamo l'agnosticismo. Prendiamo anche lo stesso positivismo, perché no? Anche lo stesso positivismo. Sono delle correnti che in realtà hanno cercato di analizzare i limiti dell'esistenza umana, le capacità dell'esistenza umana, però in realtà non si sono occupate della vera verità, che è Dio. Partiamo per esempio da Cartesio. Cartesio, che è una figura importante, anche lui ha analizzato il tema della fede, no? Il tema di Dio, però anche lui è stato colui che ha iniziato a parlare il metodo, no? Il metodo Cartesiano, cartesiano, certo. ha cercato di dare una nuova, come dire, via, ecco, possiamo definiamola così, una nuova via al mondo delle scienze, no? E quindi qui c'è questo il contrasto tra Dio e la ragione. Però lo stesso Cartesio diceva che molto spesso c'è l'uomo fa un errore su Dio, che è proprio che l'intelletto dell'essere umano pensa di essere superiore all'ente divino. Sì. In realtà non è così, perché lui stesso afferma che se c'è qualcosa di supremo, di perfetto, non può derivare dall'uomo, ma deriva da Dio, deriva dall'essere supremo che è Dio. Ti interrompo soltanto un attimo perché Sì. mi ha colpito l'espressione che giustamente hai usato, proprio parlando del fatto che comunque alcuni filosofi, partendo da un punto di contatto con la teologia, poi sono divagati in forme quasi che hanno contrastato la religione stessa. E questo è un rischio che la Chiesa nel corso dei secoli ha corso sempre, cioè.
Più volte la Chiesa, la teologia, si è servita di scienze. Stiamo parlando del caso della filosofia, ma più volte anche, ad esempio, nell'analisi dei testi sacri. Mi viene questa espressione che voglio collegare poi alla figura di Benedetto XVI, solo per un attimo. Nell'analisi dei testi sacri della Bibbia, più volte la Chiesa si è servita del metodo, per esempio, storico, cioè analizzare il testo sacro come se fosse in realtà un testo antico, al pari dell'Eneide piuttosto che dell'Odissea. Quindi vedere quelli che sono, fare un'analisi stilistica, un'analisi retorica del testo, quindi applicare proprio in toto un metodo storico. Questa applicazione del metodo storico, ad esempio, è solo un esempio, ha portato a contrastare quelli che erano dei canoni ormai tramandati da secoli, riguardanti alcuni personaggi biblici, alcune figure all'interno della stessa Bibbia, parentele, sono state un po' smentite dall'applicazione del metodo storico. Però in realtà la Chiesa, la teologia, ha bisogno di questi mezzi, così come ha bisogno della filosofia, ha bisogno anche di tutte le scienze. Ed ecco che mi collego alla Fides et Ratio per un attimo, perché oggi stiamo parlando del rapporto con la filosofia, ma la Fides et Ratio è comunque un collegamento tra la fede e la ragione, ma dove le ragioni si intendono tutte le varie scienze. Filosofia, ma piuttosto che matematica, che scienza, che astronomia, sono tutte le scienze. Benedetto XVI è stato definito più volte un papa amante della ragione. Sì. Perché nei suoi testi, nei tantissimi libri che Benedetto XVI ha scritto, ha sempre mantenuto un'impostazione logico-razionale. Ha dato molto, molto spazio al pensiero razionale Benedetto XVI, anche lui un po' scombussolando quelli che erano i vecchi canoni. Dicevo questo, ho voluto fare questa divagazione soltanto per ribadire l'importanza del dialogo tra le varie scienze, che sia filosofia, che siano le scienze tutte. La teologia ha bisogno di tutte le scienze, di ogni conoscenza del sapere, perché tutto il sapere, tutta la ragione aiuta la teologia a balbettare, perché io dico sempre che il teologo balbetta, come tutti noi, filosofo, secondo me. Ma soprattutto il teologo, perché sta parlando veramente di un qualcosa di immenso, che lo trascende veramente, che va oltre quelle che sono oltre le logiche umane. Però pur balbettando, la Chiesa, il teologo, deve farlo, deve comunque, soprattutto lo deve fare oggi, Franco, in cui la Chiesa veramente chiede al teologo, chiede al Papa, chiede a chi al governo, chiede a chi scrive di teologia, spiegazioni. Sono tantissimi gli interrogativi e la filosofia proprio è maestra in questo. La filosofia nasce, come hai detto tu, dalle domande che l'uomo si pone. Alla critica. Esattamente. Scusa per... No, sono d'accordo con te. Infatti, non soltanto la teologia, comunque. Secondo me, a mio parere, tutte le discipline si arricchiscono grazie all'altra disciplina. Cioè, l'interdisciplinarità, di cui si parla anche nelle scuole, anche in vari ambiti universitari e così via, e sono importanti, perché in realtà anche in teologia, cioè l'apporto della tra disciplina dà sempre un contributo, fa sempre migliorare quella teoria, la migliora, sicuramente non la peggiora, perché certo. Il contributo, il dialogo tra le varie discipline è una cosa essenziale. Anche perché il dialogo non è sinonimo di assorbimento, cioè la teologia, dialogando con la filosofia, non sta mettendo da parte quella che è la sua impostazione epistemologica, anche esatto. Sta mantenendo quello che è la sua impostazione, servendosi anche dell'impostazione della filosofia. Questo penso sì, che sì, assolutamente sono d'accordo con te, perché proprio non si può fare, cioè il confronto è quello che aiuta a crescere, anche la critica, no? Ma se una critica costruttiva in realtà ti arricchisce,
chiarisce, non può fare altrimenti dal mio punto di vista, sì. Non so, continuiamo. Fai un'ultima, penso ancora abbiamo qualche altro Un da dire. minuto. Sì. Bene, niente, eravamo arrivati alla filosofia moderna con Cartesio, no? Poi, parlando, ti avevo accennato che volevo parlare anche di Pascal, no? Un altro personaggio importante nell'ambito della fede, è uno dei filosofi, secondo me, nella filosofia moderna, che sì, è il fiore all'occhiello della filosofia, sì, per quanto riguarda questo rapporto tra teologia e filosofia, perché è stato uno proprio dei filosofi che ha fatto della fede, secondo me, proprio il suo pane quotidiano. Lui stesso affermava che l'uomo non si deve abbandonare al divertissement di cui parlava lui, cioè al divertimento, cioè all'agio che è materiale, non spirituale, che può rovinare l'uomo. Perché se l'uomo si abbandona alle ricchezze materiali, in realtà rimane vuoto. Se lui riflette, se lui è filosofo, ecco, su se stesso, si rende conto che in realtà è vuoto, e ciò che può riempirlo è Dio, non può essere che l'amore e il bene di Dio. Soltanto questo può rendere l'uomo felice. E quindi un esempio, secondo me, è più significativo di Pascal non ci può essere per quanto riguarda la fede, il rapporto tra fede e ragione. Perché la ragione, sì, è un filosofo, lo sta dicendo lui stesso, Pascal lo diceva stesso, l'unico è Dio che ti può colmare, l'unico che ti rende felice è Dio. Quindi penso che e poi arriviamo al culmine con Pascal. Poi vabbè, abbiamo anche nella filosofia contemporanea abbiamo diversi filosofi che affrontano questa tematica. Abbiamo Heidegger, abbiamo Maritain, ma abbiamo anche secondo me filosofi che hanno fatto una critica forse per molti non costruttiva. Poi secondo me anche qui in filosofia non c'è una verità assoluta, perché ognuno ha la propria verità, che la costruisce, la migliora, la migliora sempre. E secondo me, anche quando si parla di Nietzsche, che magari molto, alcuni quando dico, faccio queste affermazioni mi criticano, ma secondo me Nietzsche, nell'affermare, forse non tutti sanno, però dico, è arrivato ad affermare che Dio è morto, in quell'affermazione c'è anche parte di ideologia, lasciamolo dire, però secondo me c'è un'analisi, cioè non puoi affermare che Dio è morto se non conosci Dio. Certo. In un certo qual modo lo devi conoscere. Però un filosofo che nel Novecento ha avuto un ruolo importante, secondo me, è Maritain. Maritain è uno dei filosofi più rilevanti per quanto riguarda lo studio della teologia, lo studio della figura di Dio. Lui stesso, nella sua filosofia, cercò di delineare l'ideale storico di una nuova cristianità, di un nuovo umanesimo, perché lui sappiamo bene che ha studiato, ha fatto degli studi scientifici, studio fisica, studio chimica, però si rese conto che la figura di Dio era importante nella vita di ogni uomo. Tant'è vero che poi cercò di dare questa nuova impostazione anche nel credo laicale. Perché cerco di dare una nuova impostazione, e tant'è vero che poi fu, come dire, anche quasi tra virgolette scoperto dal Papa Paolo IV, che sì, Paolo IV gli consegnò il messaggio per gli scienziati, per i pensatori, proprio a Maritain. Quindi ciò significa che la filosofia, ancora una volta nel Novecento, all'inizio del Novecento, ha avuto un ruolo importante nell'analisi della figura di Dio e quindi della teologia. Bene, Franco, io vedo che siamo incalzati dalla presenza di quelli che sono le figure che dovranno essere chiamati a fare la via, siamo anche noi parte della Via Crucis, Sì, quindi adesso ci dobbiamo fare le nostre prove quotidiane. Io comunque, ringraziandoti, volevo concludere proprio ribadendo quello che è il concetto con cui abbiamo iniziato questo bellissimo, che spero sia la prima di una lunga serie, cioè
desidero veramente riaverti mio ospite per continuare ad affrontare questi argomenti, che sono argomenti importanti. Come abbiamo accennato brevemente, tu hai fatto una carrellata Sì, molto, molto molto, veloce, giustamente, dei vari filosofi che nel corso dei secoli hanno trattato filosofia e teologia. Ma se ci sarà modo e tempo, possiamo di volta in volta vederne singolarmente perché il no? pensiero di alcuni, soprattutto Agostino, Tommaso, piuttosto che Maritain, che lo ritengo veramente un filosofo da Sì. riscoprire, per esempio anche nel concetto Molto. di Dio e la permissione del male, lui affronta il male veramente. Come tanti altri filosofi come Jaspers o anche i filosofi non cristiani che Sì, comunque hanno affrontato questo, il tema di Dio e il tema del bene e del male, come Martin Buber, per veramente esempio, sì. sono filosofi ebrei che hanno avuto anche loro rilevanza. E io concludo davvero con quelle che sono le parole, ho iniziato con le parole dell'Enciclica Fides et Ratio di Giovanni Paolo II e voglio finire con altre parole della stessa Enciclica, proprio ribadendo che la teologia ha sempre avuto e continua ad avere bisogno dell'apporto filosofico. Quindi io, Franco, continuo ad avere bisogno del tuo apporto di filosofo per parlare. Sai bene che il nostro pubblico che ci segue da casa in buona parte è anche un pubblico giovanile, Sì. e i giovani hanno bisogno di riscoprire questi che sono i punti di contatto tra la teologia e le varie scienze e la ragione, riscoprire questo bellissimo dialogo, proprio per non fare apparire la teologia come un qualcosa di sterile, come tu l'hai detto prima, come un qualcosa come dire, che viene inculcato nella mente e che viene quindi manifestato passivamente. La teologia, la religione, soprattutto la nostra religione cristiana, è una delle religioni più dinamiche, più belle, proprio date dal fatto che Dio si è voluto rivelare agli uomini. Dio è sceso in mezzo a noi, si è fatto uomo e quindi ha dialogato con noi. E penso che è davvero straordinario questo fatto. Io con questo, ringraziandoti ancora una volta, Grazie a te. saluto tutti, augurando una buona serata e una buona e santa domenica. Grazie e buonanotte a tutti. Arrivederci.